abbiamo poco tempo. Saluto io? Sì. Ok. Sì, perché io sono ancora a letto. Esatto. Ciao a tutti e benvenuti in un altro video che non finirà in tendenza, perché a noi non ci vuole bene nessuno, il fitness in Italia è visto brutto. Ok, allora... È visto brutto. Silenziosa. Questo è un video veramente interessante, un video che non vedevo l'ora di fare perché... Perché vi rimproverò tutti. No. È un video dedicato a tutti quei giovani ragazzi che vogliono avvicinarsi al mondo della palestra. Siete tantissimi perché mi scrivono in privato e tu ne sai. Danny, grazie ai tuoi video mi sono iscritto in palestra, mi voglio grosso anch'io. Perfetto. Allora sono qua per salvarvi la vita, perché Danny è salvatore di vite. Sì. Allora, i 5... errori da non fare quando ci si iscrive in palestra. Sarebbe bello tipo quei canali che hanno l'effetto speciale con la musichetta bam, arriva sì, errore numero uno. Questo presuppone un editing. Esatto, quindi tu fai, fammi l'effetto speciale, boom! Boom! No! Devi aspettare che parta il primo coso, no? Ok, allora, l'errore numero uno. Il primo errore, boom! Errore numero uno! Esatto. È quello di credere, mi dispiace ragazzi, però è così. A me... No, perché diciamo che è mattina presto. E dobbiamo ancora dire un errore, dai. Io devo uscire. Lei deve andare via. Dove vai? Lo vedranno delle storie tanto. Sì. Non so quando, però vabbè, lo comunque va. Non so quando uscirà questo. Va a farsi il tatuaggio, esce domani. Ah, perché ne ho pochi. Ok, allora scusa, ragazzi, l'errore numero uno, boom. Errore numero uno, boom. Credere di sapere. No, quello lo dicevo io, lo so anch'io. È credere di sapere quello che si sta facendo. Allora, adesso i consigli sono seri. Noi siamo dei cretini, ma i consigli sono seri. Perché credere di sapere cosa stai facendo? Perché credere di sapere quello che si sta facendo? Per un semplice fatto. Voi andate in palestra, vi iscrivete e cosa fate come prima cosa? E muovere le braccia, le gambe, così, un po' a casaccio. Voi magari emulate, vedete il video, no? Quello, il video che facciamo noi, che vedete in America. Un esercizio può sembrare normale, no? Vedi, fa così. Può sembrare facile. Può sembrare facile, vi mettete su una macchina oppure sulla panca piana col bilanciere con i manubri e muovete le braccia così, ok? Non è affatto corretto. Perché non è corretto? Perché il movimento del muovere le braccia non è così semplice. Provate a pensare, no, voi guardate un video, guarda questo che fa snowboard, è facilissimo, guarda, fa un po' avanti, un po' indietro, e si va giù con la tavola. Montate sopra la tavola e non riuscite neanche a stare in piedi, cioè proprio niente, l'equilibrio non c'è. Perché quello schema motorio, quello schema biomeccanico, voi non l'avete neanche salvato in testa. Quindi andate a muovere le braccia sbagliando tutto, mettendo le spalle in una maniera non corretta, la schiena in una maniera non corretta, perché giustamente quando non le sapete... Spalle quando magari dovete usare il petto. Esatto! E perché fate questo? Infatti perché ovviamente... Non è che siete stupidi. Quando dovete fare il petto. Ecco, vabbè, noi diciamo queste cose perché ci siamo passati prima, no? Sì. Perché, ma non è che siete stupidi, è che appunto è non così, lo sapete, no? È così, qualsiasi cosa, ma io non è che posso inventarmi di fare il meccanico di macchine, non so fare niente, non è perché apro il cofano, sbatto così, lo aggiusto, no? Quindi, il consiglio che vi do qual è? Ecco, perché uno dice, è bello, cosa devo fare, Danny, mi sparo? No, cucciolo, ci pensiamo noi. Andate in palestra, vi iscrivete e la prima cosa che dovete fare è affidarvi, diciamo, all'istruttore di sala, che è questa figura, ok? Che vi dirà, ascolta, non fare così, perché l'hai visto in internet, non si fa così, si fa così e vi aggiusta. Chi la guarda più la televisione e vi aggiusta un po' il movimento, vi sistema un po' di cose, dopo ovviamente adesso i commenti saranno ma il mio istruttore non sa un cazzo, so di più io. Come in tutte le cose c'è il geometra che sa quello che non sa, il medico che sa quello che è così il mondo, va così, quindi se avete la fortuna di avere un istruttore di sala che vi può dare una mano, sfruttatelo e fatemi insegnare il movimento perché vi salva la vita. O se no affidatevi a qualcuno che sa, insomma, lo capite, no? Se uno è grosso e ha tanti anni di allenamento, bene o male... Adesso verrai crocifisso perché? Perché non necessariamente uno che è grosso poi sa, ti diranno... Ascolta, io ho un piccolo coso al volo perché abbiamo poco tempo. Abbiamo 5 minuti e abbiamo fatto solo un punto. Sì, dai. Perché ho detto, se lo vedete un po' robusto, qualcosa ne sa? Perché questo presuppone che questa persona... Nel corso degli anni si sia allenata, si è allenata, si è fatta male e se ha una forma fisica bella, piena, muscolosa, vuol dire che è ancora vivo e i suoi errori li ha fatti, li ha sistemati e è l'esperienza potrà metterla, potrà passarvi qualcosa, insegnarvi qualcosa.
Invece, magari uno che ha solamente studiato sui libri ed è magro, come, non dico che non sai, assolutamente no, però uno molto magro che ha solamente studiato sui libri, senza applicare la pratica, non può sapere se quel movimento lì a lungo andare farà male, perché nel libro vede il disegnetto dell'alzata laterale, ma se non la fa, quindi è perché è magro, filiforme, longilineo, non ha mai formato una struttura, non si è mai infortunato, certe cose magari non le ha vissute e non lo può insegnare. Va bene, comunque questo è il primo punto, ok? Punto numero 2. Boom! Errore numero 2. Bravissima, perfetto. È quello che uno magrolino... Ma riesci a leggere fino là? No, io li so a memoria, sono il numero 1. Uno magari magrolino, in questo caso parliamo di uno molto asciutto, che vuole buttare su massa, è quello di dire, ma sì cavolo, io sono magro come un chiodo, sono chiuso di spalle, cifotico, mi iscrivo in palestra, mi alleno, in questo caso mi sono affidato all'istruttore o al personal trainer, ho un buon programma di allenamento, spingo un sacco, mangio, vaffanculo, mangio qualsiasi cosa perché comunque devo crescere. Mangio di tutto perché è massa. No, non è così. Così andiamo a fare un altro errore, è quello di trovarsi nel giro di 7, 8 mesi, un anno, perché il tempo vola, ve lo dico, con una forma fisica che non è quella che ci saremmo aspettati. Non si vede un filo di muscolo, magari abbiamo sì preso peso, ma come mai non riesco a vedere questa forma muscolare? Perché tutto quel mangiare, ok? E la pasta col tonno, ma sì, mi mangio anche il gelato con i biscotti perché comunque ho bisogno di calorie per crescere, ecco. Quegli alimenti non sono così nobili che potranno esservi d'aiuto per la costruzione di una massa muscolare, ma la maggior parte di quegli alimenti verranno buttati in scarto, quindi in adipe, in cose del genere, quindi voi non riuscite a percepire la costruzione muscolare che andate a fare, magari qualche muscoletto, viva Dio, lo avete messo perché siete molto asciutti, ma esteticamente non avete quel feed che vi sareste aspettati. O perché magari siete giovani, magari siete dei ragazzi, quindi magari la risposta muscolare che ha un ragazzo giovane... Comunque c'è. C'è anche con un'alimentazione che magari scorretta. Però se fosse. Però poi nel momento in cui voi dovete andare a togliere, fate una fatica boia perché siete. E comunque il metabolismo non è più reattivo e pronto, sì. Perché quelle forti dosi di calorie e di cibi, junk food viene definito, non aiutano affatto. E anche la performance. Voi magari vi galvanizzate perché vedete il peso sulla bilancia che sale. Però dopo dovete fare un lavoro di cut da qua a 2 anni. Però, quando siete un po' più mature, esatto. E dite cavolo, ma io in spiaggia non sono come gli altri. E questo ve lo diciamo perché eravamo due botti, certo. E facevamo noi la massa con la pasta col pesto, pasta col ragù. Quando avevamo 20 anni, quindi si parla di mio Dio, c'erano ancora i pochi. Non che adesso siano meno botti. No, però, nel corso degli anni. L'evoluzione, no? Imparare. E noi mettiamo i nostri errori per salvare voi, che voi, quando tu avrai la mia età, sarai un adone, non come me, io i primi 5 anni della mia vita li ho persi. Che invidia, se ci fosse stato YouTube. Pensa che ne hai persi 12. Sì, e anche 10 minuti. Allora, boom! Terzo errore. Adesso terzo errore. Perfetto. Non urlare perché comunque è mattina presto. Dai che devo andare. Il terzo errore è quello di, passiamo nella parte dell'allenamento, fare o sì o no, nel senso, ci sono quelli che dividono l'allenamento errore, in o sì o no. Cortesemente, che dividono l'allenamento in faccio solo fondamentali, vecchia scuola, non me ne frega niente delle macchine isotoniche, bam bam bam, chisa, esatto. Solo ferro. Dall'altra parte, fondamentali non li faccio, rischio di farmi male, faccio solo macchine isotoniche perché sento il mio muscolo contrarsi e ho un buonissimo feed. E non serve a niente alzare i pesoni. Perché ti fai solo male, il bodybuilding, ok ragazzi, veniamo a questo punto. Dovete riuscire a fondere ambedue, ok, le filosofie e gli stili di allenamento per creare l'allenamento eccellente. Mm-hmm. Il fondamentale è importantissimo. Mm-hmm. Le macchine isotoniche, se parliamo di bodybuilding, importantissime. Tanti dicono, ma non me ne frega niente del pulley con la catena, roba, io faccio un bel rematore. Assolutamente sì. Ma fidati che le macchine isotoniche hanno il loro perché. Sono esplose negli anni 90, anni 2000 e sono state messe un po' da parte da queste nuove macchine, sono state messe da parte quelle a catena, quelle vecchie, che comunque avevano dei feed favolosi, le lato machine a catena, i pulley a catena, tutte quella serie di macchine, le presse, i 45 a catena, quelle di Arnold che facevano a piedi uniti, Tom Platz che spingevano questi pacchi pesi a catena, loro li inserivano assieme ai fondamentali. Adesso queste macchine stanno un po' scomparendo e vengono un po' soppiantate da queste nuove linee di macchine a carico diretto, no? Quindi dicono, ma questa è più figa perché a carico diretto, gli metto i miei dischi e sento...
Se deve anche nella convinzione di avere comunque un carico più più alto, che no, che rispetti comunque di più. Sì, perché metti un sacco di dischi, no? Metti i dischi, quindi di, che dice, uno dice vabbè, 20 kg a catena e 20 kg a carico diretto non sono la stessa cosa, perché vedi il bel discone. In realtà le nuove macchine a carico diretto presentano delle fortissime lacune. Io le sto provando tutte, specialmente le nuove linee, e non riesco ad avere un buon feed. Qualcuna si salva, ci sono delle buone, eccellente. Ci sono delle buone macchine, adesso non voglio fare i nomi perché non voglio mettermi. No, non lasciamo stare, per l'amor del cielo. Però ci sono macchine che, se voi ci fate caso, mettete un sacco di peso, magari in una low row per fare il rematore, andate a spingere, arrivate ad un certo punto, il carico non lo sentite più, è andato a vuoto. Il carico diventa favorevole, a morto, vedi che parli come me. E il carico diventa favorevole, il peso è alto ed è da questa parte, il movimento diventa vuoto, sì, esatto. Proprio nella parte più importante, quindi di contrazione muscolare massima, cosa che non si ha con un bel vecchio pulley a catena, che quello tira da morte all'inizio tanto quanto alla fine. Quindi inserite anche le macchine isotoniche, molto importanti, specialmente se vecchie, quelle spaccano il culo di brutto. Le ultime sono tutte fatte in economia perché non ci sono più soldi per le palestre, quindi fondete le due discipline. Quarto errore, cambiare sempre i piani di allenamento. Cosa voglio dire? Voglio dire, perfetto, allora vediamo, una scheda in monofrequenza, 4 allenamenti a settimana. Sì, bam 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 bam, dopo 3 settimane, non ho quella risposta che volevo. No, la monofrequenza non va bene per me perché sono ancora un novizio, via, vaffanculo. Multifrequenza, bam 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 bam, dopo 3 settimane, non ho quel feed che volevo, cavolo. Via, adesso solo tecniche speciali, sì, quelle tecniche speciali, sì che sento, sì. Stripping, respose, tutto bam 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 bam. Ecco, nel giro di 2 mesi avete fatto tutte le schede che avreste dovuto dividere nell'arco di 2 anni. Quindi ragazzi, perché non hai subito quel feed? Perché ci vuole tempo, non ci stancheremo mai di dirlo. Il risultato non viene in 3, 4, 5, 6 mesi, viene in 4, 5, 6, 7 anni. E non è neanche legato alla percezione che voi avete di affaticamento, a fine allenamento, perché magari ci sono delle sessioni che sono più... Non mi tocchi lei, no, che sono anche in ritardo, mi sto infogliando in un discorso che non so se ne riuscirò viva. No, dicevo che magari voi fate un allenamento in cui avete tante serie con dei recuperi lunghi e magari delle ripetizioni che non sono altissime e non sentite a fine allenamento un pump esplosivo e un affaticamento muscolare da dire mi sono devastato. Come però può magari... essere magari su un allenamento molto più denso e intensivo con recuperi corti e alti reps. Esatto, e in cui vi pare di esservi distrutti e di dare stavolta il giro, esatto. Che diventa... Io quando magari sono a calorie più basse, che non lavoro più con i pesoni, quindi non faccio più 2 ore, 2 ore e mezza di allenamento, ma racchiudo il tutto in 45 minuti, un'ora, lì sono sempre distrutto, dico cavolo, questa sarebbe la scheda della vita, sempre pieno, sempre spaccato in poco tempo. Ci vuole sia l'uno che l'altro, sono programmazioni che vanno, ma portate anche a lungo termine, 2-3 mesi, non cambiatelo ogni 2 settimane. Esatto, e anche comunque il fatto di avere o non avere dei DOMS, non sempre il fatto... Brava. Grazie, perché sono domande che mi vengono fatte sempre, se non ho i DOMS vuol dire che non mi sono allenato bene, no? Non è affatto così. Quando c'è una contrazione muscolare, quando c'è lo spostamento di un carico, ok, di un sovraccarico, il muscolo ha lavorato. Perché tenete sempre presente che quando spostate un bilanciere o tirate un pulley o fate qualsiasi cosa e muovete un carico, quel carico non si muove per grazia divina, è il muscolo che chiama in causa, ok? Cioè scusate, quando tu sposti un peso chiami in causa il muscolo, perché quello non si sposta come dicono tanti, io l'ho spostato di nervo, sai quelle robe lì che se tanto leggiamo, quei poveri pagliacci. Quindi ragazzi, quando chiami spostate un carico il muscolo è intervenuto. Ho sentito anche parlare di forza agricola io. Forza agricola? Sì. Questa mia è nuova, me la raccontare dopo. È fantastico, dopo. Sì, dopo te lo dico. Dai, allora adesso parliamo del quinto punto, boom, è l'ultimo. Boom! Quinto errore. Ok, il quinto errore ragazzi è anche questo che si ricollega quasi al quarto, è uscire dalla comfort zone. Cosa voglio dire? Questo non puoi... non uscire dalla comfort zone. Sì, l'errore esatto è o cambiare come punto 4 in continuazione programma o non farlo. O aver paura di tutto, che perché ne so. Ci troviamo bene così. Ho fatto questo, io mi trovo bene così, ho il mio equilibrio, sono i miei 3 allenamenti a settimana, come 4, non mi importa. Ho avuto dei progressi con questo, mantengo questo fino alla fine dei miei giorni. E resto lì.
No, ma io vado bene il lunedì, devo avere la schiena perché dopo c'è le gambe, dopo c'è... No, no, io devo avere questa sequenza, mi raccomando, rispettarla sempre, al limite cambio gli esercizi, sì, ma mantengo questa sequenza. Questa forse è la cosa sequenza più difficile per uno che magari... ha maturato una certa consapevolezza nell'allenamento. Questa cosa sconvolge, dice sì. No cavolo, io sono preparato allo schema mentale che io tutti i lunedì, che ne so, ho le gambe o ho il petto, esatto. Arrivare a trovare a farmi le spalle, oddio, cambiare, come faccio ad arrivare al venerdì a fare il petto? Il venerdì non ho più forza, sì. Perché il fisico... Ma oltre a questo, diminuire o aggiungere giorni di allenamento. Io, c'è stato un periodo che mi ha fatto un programma in cui mi allenavo 3 volte a settimana, avevo un allenamento, un giorno di cardio, per non stare ferma anche a livello mentale, perché avevo un allenamento giorno di cardio, mi allenavo 3 volte a settimana, mi volevo uccidere, cioè dicevo, ma che cazzo, Eppure ci sono stati dei buoni risultati. E se devo dire, uno dei più riusciti. Sì, perché venivo da un periodo in cui mi allenavo 5-6 10.000 volte al giorno. Quindi ecco, è molto importante rompere le routine. Sia nell'allenamento, sia anche nella dieta. Anche un'altra cosa, è vero, no, ma io sai, io mi trovo bene con la scatoletta, ritorno al naturale e dopo ho le proteine il pomeriggio perché riesco a infilarle bene con il mio lavoro. Prova a forzarti un po', organizzati meglio, inverti le schede alimentari, gestisciti in maniera differente spuntini, pranzi, cene. Anche lì questi shock, diciamo, a livello alimentare danno stimolo. Intanto freschezza mentale, perché siamo sempre attivi, è sempre una novità, cavolo, ho cambiato completamente, allora aspetta, no, oggi o così, ti mantiene vivo con la testa sull'allenamento, sulla vita della palestra, quindi credici veramente, cambia in maniera coscienziosa, quindi ogni 2-3 mesi di perfetto, riaggiorniamo tutto, mi faccio, partivo con le gambe, via, si parte con le spalle, gambe alla fine, sì. Giocate così. Che ne so, avete fatto un mese di carboidrati costanti tutti quanti i giorni? Ciclizzateli, 200 grammi, ciclizzateli, basta, ciclizzateli. Un giorno avete 300, un giorno non metteteli. Insomma, date un motivo al vostro metabolismo. Adesso non voglio dare confusione, ragazzi, perché c'è gente che affidatevi, per quando si parla di dieta bisogna sempre affidarsi a qualcuno che sa. Facciamo un esempio, perché c'è un sacco di ragazzi che si allenano da soli e quindi che si... un sacco di ragazzi si fanno le diete da soli, allora abbiamo detto che se le possono variare magari anche quelle cose lì. Un'altra cosa volevo dire, che però adesso mi è sfuggita, è sempre su dopo tirare della lupata della comfort zone, guarda, mi hai distratto dal muscolazio. La comfort zone, no, mi sa che abbiamo detto tutto quanto, uscire, entrare, fare, no? Che abbiamo detto? Mi hai messo in confusione. Uscire, entrare. E siccome non ho voglia di rifare il video, allora lo chiudiamo qua. Dovremmo aver detto tutto quanto, sì. Tutte cose molto interessanti. Ecco cosa volevo dire. Vedi? Scusami. Vedi, mi interrompi. Scusa. Mi interrompi. E un'altra cosa che può dar forte stimolo è quello magari... Ma mi hai detto che parla... Ma stai zitta! Mi hai detto che partecipo poco. Oh. Sta zitta, che abbiamo finito il tempo. Un'altra cosa molto importante è quella magari di cambiare palestra ogni tanto. Uscite dalla vostra, no? Prendete nuovi stimoli, conoscete gente nuova. Avete fatto un anno su quella palestra lì? Ogni tanto prendetevi un giorno, cambiate, uscite dagli schemi, così traete nuova linfa vitale per avere, perché vedete altra gente più grossa, vedete nuove macchine, dovete riadattare i vostri allenamenti, è molto importante rompere la routine anche diciamo nell'ambiente di allenamento, è molto importante, è molto bello e molto stimolante, esatto, anche se avete, anche avere un partner a volte aiuta. Sì, vabbè. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se questo video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un commento con scritto Danny sei più grosso di The Rock, perché così mi caso e faccio ancora più video, ok? Ciao. Era bello sto video. Sono in ritardo.